insieme, ragazzi, di tantissimi paesi del mondo, tutti i continenti sono rappresentati. Vediamo che la scaletta viene stravolta, infatti c'è davvero qualche problema tecnico. C'è un problema alla base musicale del brano che viene interpretato da Joy. Gli artisti cantano dal vivo, ma si fanno accompagnare da una base pre-registrata. Ebbene, questa base si è guastata e quindi il nostro amico Joe ha dovuto lasciare il palco, tornerà tra poco. E adesso, perché ormai siamo curiosissimi. Adesso però c'è una grande protagonista della scena musicale italiana e non solo. Che cosa vi ricorda Mattia Bazar, questo gruppo ligure che ormai da più di 20 anni calca le scene internazionali? Beh, credo che sicuramente vi ricorderà soprattutto la voce di Antonella Ruggero, che ormai da anni interpreta, calca le scene non soltanto nazionali, da sola e con grande successo, soprattutto per le sue enormi doti di interprete. Sì, certamente è un'interprete sofisticata che regala sempre grandissime emozioni. Ricordiamo che lei ha anche cantato alla presenza di Giovanni Paolo II, ha cantato una Ave Maria struggente, bellissima, ha una voce particolare, una voce che ha fatto innamorare tantissimi in corso di questi anni. Eccola, sta per arrivare sul palcoscenico, ha anche una grande presenza, sempre scenica. Sì, a dispetto delle sue fattezze minute, no? Sì, esatto, è una donna che riesce a creare sempre una grande atmosfera. E sicuramente non tradirà le attese, Antonella, neanche questa sera. Tra l'altro interpreterà un brano che portò al successo quando ancora guidava il Mattia Bazar. Ma ascoltiamoli in questo colloquio con Ettore Andrea. Guarda che c'è una bella cosa con centinaia di migliaia di giovani a Toronto e tu hai detto vado, vengo e canto ed eccola qua. Noi sappiamo di un Antonella Ruggero che si è lanciata in una nuova ricerca musicale, perché eri stufa di cantare solo delle bellissime canzoni d'amore o perché volevi fare una cosa e l'altra? Beh, una cosa e l'altra, in questo caso con questo Luna Crescente, che è un CD abbastanza nuovo, realizzato con gli Archè Quartet, ho realizzato appunto una cosa che da tanto tempo volevo fare, cantare brani classici, brani legati alla spiritualità, brani anche inediti ma che hanno un filo conduttore che è quello della magia della musica, sia degli strumenti acustici che della voce umana. Brava Antonella, fatevi sentire questi cori, sono bellissimi. Per un artista sul palcoscenico, soprattutto quando non è a casa, è bello sentire cori come questi. E ci fai sentire come apertura un medley, se non vado errato? Beh sì, all'inizio faremo qualcosa che sicuramente riconoscerete e poi qualcosa che comunque conoscerete perché fa parte della nostra cultura. È una sorpresa, ditemi voi se vi piace. Allora, Antonella Ruggero!
paese che non ha più campanelle. Concerto di viola e mandolino, profumo tuo di vacanze romane. E allora, allora, un'ora son seduta qui pensando che città certo non è il luogo ideale. Passa tanta gente, se in mezzo ci fossi tu, se mi passassi accanto io ti sentirei. Avete sentito Antonella Ruggero con Vacanze Romane della sua prima stagione, quella con Mattia Basar, e poi Amore Lontanissimi con la partecipazione sanremese, coronato allora, anche da un successo leggera, poi di classifica, perché il CD vendette molto bene. Antonella Ruggero questa sera sul palco del Molson Amphitheatre è accompagnata dall'Arche Quartet, questo dà una sonorità, no? Tutta nuova, anche a brani che sicuramente sono molto conosciuti. Ma sentiamo la spiegazione ancora da parte della stessa artista, della stessa Antonella Ruggero. E abbiamo bisogno della vostra, del vostro aiuto, del vostro ritmo, visto che siete così tanti. Ci aiuterete, no? Allora, accompagnata dall'Arche Quartet, che è qua di dietro, ragazzi bravissimi, Antonella Ruggero con il Kyrie, e poi l'ultimo pezzo lo lascio dire a te, la sorpresa, ok? Va bene. Antonella Ruggero, di nuovo, again! Thank you.
sicuramente bellissimo, forse il più bello della serata. Vediamo. Almeno per il momento. Anche perché dopo c'è un'altra sorpresa, immediatamente dopo, chissà che in questa classifica ideale non sorpassi il Kyrie. È vero, forse sì. E poi vista la capacità, i virtuosismi anche proprio che caratterizzano Antonella Ruggiero, che peraltro ha un modo di interpretare molto semplice, molto lineare, però arriva a toccare delle corde che non tutti riescono a raggiungere. Ma sentiamo allora questa sorpresa. Allora, in questa classifica ideale? Number one. Alla canadese number one. È davvero una interprete eccezionale, è stata capace di creare un'atmosfera incredibile qui al Molson Amphitheatre. Sicuramente la voce, una delle voci più belle che abbiamo in Italia. Sì, una voce così bella che riesce ad abbandonare anche le atmosfere tipiche del pop per sorprendere in terreni sicuramente più complessi, soprattutto per chi proviene dalla musica che viene considerata d'evasione. Ormai da tempo, peraltro, Antonella Ruggiero ha abbandonato quelli che sono i percorsi più tradizionali per sperimentarsi e per cimentarsi in stagioni sicuramente differenziate. Questa sera con il Kyrie e con l'Ave Maria di Gounod sicuramente ne ha dato una prova di vaglia. Dobbiamo aggiungere anche che ha una presenza scenica di un'eleganza eccezionale. Oggi era vestita in nero, lo diciamo anche per i radioascoltatori, ed era davvero bella, semplice ma assolutamente intensa. A proposito dei nostri radioascoltatori, dei nostri telespettatori, torniamo a sincronizzare gli orologi. Sono le 21:17 qui a Toronto, significa che in Italia sono le 3:17. Esatto, e speriamo che siano ancora tanti ragazzi davanti ai maxi schermi allestiti nelle piazze italiane.